Buonasera, il tradizionale webinar scientifico del lunedì sera, ormai è un abitué. Questa sera lo facciamo tra amici, ci siamo conosciuti e apprezzati reciprocamente in un'esperienza affascinante a Venezia, in cui abbiamo presentato il gioco, no, il gioco, il progetto Città dei Bambini, Città dei Bambini. E abbiamo presentato ad una, diciamo, location prestigiosa, molto prestigiosa, che era la Biennale di Architettura di Venezia, dove abbiamo fatto discorsi diciamo, molto approfonditi, utilizzando il progetto, sia con amministratori, con tecnici, un bel discorso con i tecnici, sia con i politici, sia con persone che hanno partecipato al nostro dibattito. È stato un discorso molto approfondito, un confronto tra di noi e con altri che è durato sostanzialmente 3 giorni, perché poi le discussioni sono solamente in sede convegnistica, ma quando si va a cena, eccetera, eccetera. C'è una fase di socializzazione cognitiva, come si dice, che prevalentemente si sviluppa nelle aree di ricreazione piuttosto che nei momenti di concentrazione. In cui ci si concentra il dibattito. Ecco, ho qui tutto il gruppo, giusto? Siete tutti? Giulio, Annalisa, Lillina e Alessandra. Questo è il gruppo delle persone che hanno realizzato il progetto, che lo hanno portato avanti, lo hanno sperimentato a Settimo Torinese. Abbiamo avuto a Venezia anche la presenza del sindaco di Settimo Torinese, che ha descritto le esigenze della città e come si inserisce questo progetto nell'ottica della riqualificazione di quella città, e abbiamo discusso tutti quanti assieme. La Biennale di Venezia, faccio una piccola digressione, in modo che anche chi non c'è stato e ci ascolta possa capire come è organizzata. Era organizzata secondo due filoni molto importanti. Ai giardini, come si dice, c'era tutta la parte geologica, no? La parte che proprio degli strumenti, dei sassi, la struttura antropologica geologica della terra e così via. Mentre la parte dove noi abbiamo fatto la presentazione del progetto, cioè come si chiamavano, come si chiamava quello spazio, Giulio? Ai cantieri, com'era? Giardini, All'arsenale no, arsenale e giardini. c'era invece tutta l'evoluzione antropologica dell'umano nelle città, dalla città, dai primi villaggi fino alle metropoli del futuro, alle ipotesi di futuro delle metropoli che verranno. È stata una bellissima rassegna. Nel Padiglione Italia noi abbiamo presentato, voi, io ho fatto solo un intervento, voi avete presentato il progetto con interlocutori di altissimo prestigio di livello nazionale. Ecco, io ho detto tutto, devo soltanto fare il rito classico che mi tocca ogni volta che come facciamo un webinar per collocarlo anche nello spazio web. Questi sono webinar scientifici organizzati dal laboratorio LIS, che è un laboratorio che io dirigo all'Università Federico II di Napoli, ed entrano in un circuito di comunicazione tra social network particolari, ma anche nei siti scientifici di riferimento, i nostri, quello del CES per esempio, e la nostra pagina YouTube, e anche nel sito dell'Università Federico II. Benissimo, ho svolto anche il mio ruolo formale di carattere istituzionale. Do subito la parola a Giulio, che apre questo dibattito e poi ognuno interviene. Noi abbiamo fatto un accordo precedentemente che questa sia una discussione aperta, leggera, tra di noi, senza nessuna, come si può dire, lezione o presentazione del progetto, ma soltanto scambiandoci le impressioni, e anche questo con ciò che interessa di più a noi e a chi ci ascolta, capire quali sono le prospettive future, qual è l'evoluzione, quale evoluzione avrà questo progetto, e come altri enti o istituti o anche istituzioni possono partecipare per una sua successiva evoluzione. Grazie
Grazie per esserci intanto e poi dopo apriamo questo dibattito. Vai Giulio. Allora, ciao a tutti, buonasera. Sì, in realtà io quando hai accennato al momento ricreativo, cioè, è un po' quello che avevo in mente stasera, no? Intanto, ecco, faccio io la mia piccola parte istituzionale, chiaramente questo è ormai è l'appuntamento fisso con cioè, diciamo che Alessandro ha subappaltato un lunedì al mese a me, come dire, come amante d'architettura, praticamente li produciamo e magari cerchiamo in qualche maniera di sgravarlo di un lunedì al mese. Lui in teoria si riposa, ma questa sera gli chiederò di essere più un po'... In genere lui quando vuole poi partecipa, no? Tanto Alessandro, quindi decidi di fare sempre un po' come volevo. Quindi, però, ecco, questa volta piacere, tanto perché sono insieme con Annalisa, Lillina, Alessandra, ideatore, siamo noi quattro, siamo i quattro moschettieri, D'Artagnan qui presente, che abbiamo sviluppato questo progetto che si chiama Una città per bambini e bambine, che è promosso dall'Associazione Mater Architettura e che diciamo noi abbiamo cominciato a collaborare, ci siamo proprio conosciuti noi quattro un anno fa. È stato il crusbelli è stato che ci siamo incontrati all'interno di un corso di alta formazione una scuola sulla sostenibilità, sullo sviluppo sostenibile, ci hanno organizzato in gruppi e siamo finiti noi quattro insieme. E da lì dovevamo elaborare un progetto, il progetto quello che poi è diventato Una città per bambini e bambine. E devo dire che, se vogliamo, l'evento alla Biennale è stato per noi un po' la conclusione di questo, cioè la prima tappa, no? Veramente il momento forse più celebrativo di tutto il lavoro che abbiamo fatto, di passione e fatica. E oggi ho pensato di fare appunto una sorta di dopo Sanremo, no? Appunto di usare questo spazio per nella ricreazione, che poi è quella, secondo me, come dici tu, dove spesso ci si rilassa un po', no? Ci si tiene un po', si esce fuori dalla dinamica dell'istituzione. Che è quella poi della Biennale, cioè la Biennale, per quanto uno possa cercare di rendere questi interventi, questa partecipazione leggera, uno ci prova sempre, ma è sempre un'istituzione molto alta, quando si interviene lì si è sempre un po' sul chi va là, con l'attenzione massima a che cosa devi dire, cosa non devi dire, o anche ascoltare che cosa dicono gli altri. Allora, ripeto, questo è il bar camp, no? I bar camp sono quelle nate che create proprio per creare quella situazione da non istituzionalità degli incontri. Nei bar camp ci si incontra al bar quasi praticamente e si chiacchiera, si riuniscono persone di varia intelligenza, con varie capacità di portare contenuti, si ragiona insieme e si cerca di essere resilienti, appunto, che è poi un termine che è stato usato e che è molto importante in questa biennale. Direi che, ecco, un'altra cosa che si può aggiungere è il padiglione in Italia dove siamo stati ospitati, e quindi qua forse una cosa che non ho mai detto durante la tavola rotonda è chiaramente un ringraziamento a Daniele Mini e Alessandro Melis del padiglione Italia e Comunità Resilienti, e Menichini è responsabile degli eventi, perché effettivamente ci hanno dato questa possibilità di presentare il nostro progetto, oggettivamente, per come l'abbiamo proposto, fosse abbastanza calzante in quel padiglione. Il padiglione in Italia ha questo titolo, che è Comunità Resiliente. Nasce dall'idea di ricercare tutte le diversi e possibili approcci alla
trasformazione urbana e, come dire, e come lo abbiamo detto più volte, in alternativa al modello unico monotematico che ha condotto, che ha caratterizzato la città praticamente a partire dal Novecento, dall'Ottocento fino a tutto l'Ottocento. Cioè la città si è organizzata in una maniera molto specialistica, cioè la caratteristica fondamentale delle città occidentali è quella di essere fortemente specializzate, cioè lo zoning. Abbiamo una suddivisione città che è quella fordista, dove come nel processo industriale anche le città si sono, hanno cominciato a ad essere pensate suddividendole in elementi infinitesimi, e per cui ogni funzione della città viene, come dire, attribuita a un certo luogo, e i luoghi assumono una specializzazione molto forte, e questo però io non lo esprimo mai, molti miei colleghi esprimono questa caratteristica in senso negativo, per me non è negativo in assoluto, era un modello di pensare alla città che ha funzionato perché c'era la necessità di dare risposte a delle esigenze di funzione della città, a una società che era organizzata in quel modo, ed era la società stessa che intendeva il suo modo di vivere in quella maniera. Ma non è nemmeno, no? Già nel nome queste cose erano cominciato ad affacciarsi nel dibattito. Ovviamente non c'è mai una cesura netta tra un periodo e un altro. Oggi stiamo cominciando tutti quanti a ragionare nella città come un soggetto, come un continuum spazio-temporale. Quindi si comincia a pensare alla città come un organismo un po' più organico, scusate il doppio gioco di parole, cioè segmenti isolati, ma è fatta dell'insieme di questi segmenti, ma che sono segmenti che interagiscono e sia dal punto di vista dello spazio, cioè lo spazio urbano non è mai così definito come gli urbanisti hanno una linea, si colora una certa area, ma la continuità dello spazio è un dato reale, sia dal punto di vista della vita. Quindi oggi, perché tanto appunto siamo tra di noi, questo chiaramente tutto questo nel progetto nostro, se vogliamo, proprio, perché poi alla fine per cercare di portare questo tipo di problema, che è appunto la suddivisione, l'incoerenza tra la discontinuità che necessariamente ci deve essere quando un urbanista o un amministratore ha bisogno di tradurre tutto in numeri, cioè noi chi amministra ha bisogno di dati, di informazioni e di tradurre tutto in grafici, in numeri, perché sono numeri facilmente maneggiabili per un'amministrazione che può dire oggi ho fatto uno, l'obiettivo di e può pianificazione, quindi ed è anche spendibile da questo per me. Forse mi avete perso. E chiaramente invece poi il punto ho cominciato a riflettere proprio perché nel nostro gruppo di lavoro siamo io sono architetto, Lina è un'educatrice, pedagogista e analista dottorato all'Università di Foggia in pedagogia, quindi dall'inizio è mettere da una parte mettere in discussione il modello analitico, ma senza abbandonarlo del tutto, anzi se vogliamo stiamo cercando, è quello che è un po' tuttora il nostro obiettivo, stiamo cercando di, come dire, portare l'umano all'interno dell'analitico, del freddo dato analitico, che è una sfida, come dire, forse non c'è una soluzione, però noi sostanzialmente siamo partiti dal dire analizziamo la città con le nostre metodologie un po' più classiche, quelle che ci aiutano di più a ragionare, a pianificare, mettiamo in azione, portando dentro
degli elementi che disturbano il nostro, non sono altro che. E poi proviamo a vedere se questo elemento disturbo a sua volta può essere in qualche riporto a una dimensione che può essere utile a chi ci amministra. Perché? Perché poi alla fine chi amministra la poco da dire. Oggi tra 20 anni, tra 50 anni, di governo saranno essere diversi, ma oggi chi amministra ha bisogno di dati oggettivi. I dati oggettivi sono fatti spesso di numeri, quindi abbiamo anche dovuto tra di noi, una cosa che, ecco, per dire una cosa che secondo me stasera sarebbe, mi piace un po' raccontare, e poi adesso passerò la parola. Che anche tra di noi abbiamo dovuto lavorare spesso cercando un compromesso. Lo dico. Annalisa, la vedo bloccata, non so se mi state ascoltando, perché vedo che cambia spesso, va in loop il mio sistema. No, ecco, per dire, io a questo punto passerei la parola ad Annalisa. Sì, no, è il tuo collegamento, cioè, per dire, io credo, Giulio, il tuo collegamento ogni tanto c'ha dei piccoli vuoti. Spero si sia capito un po' il senso di questa cosa. Si è capito tutto perfettamente, però ogni tanto una riflessione, una piccola pausa. Vai. Come so che con Annalisa abbiamo anche fatto questo tipo di riflessione, che è proprio quella del compromesso che abbiamo fatto noi stessi, cioè tra di noi abbiamo avuto, secondo me è anche una parte interessante del lavoro che abbiamo fatto, cioè la dover aver fatto, come dire, cedere a compromessi di tutti noi rispetto alle modalità che la nostra zona di comfort, no? Quella che tutti noi quattro avevamo. Vai, Annalisa, di qualcosa tu, ti passo la palla. Ovviamente, diciamo, io non mi passi la parola, mi passi la patata bollente. Vabbè, però non bollente. Tanto è sempre così, cioè, ah, tu. No, vabbè, se vuoi puoi anche cambiare argomento, perché tanto no, è così. No, perché mi piace questo link che mi hai mandato, ma proprio perché, vabbè, con, diciamo, questo discorso del trovare dei compromessi, io lo condivido ed è più che vero, ma più che compromessi, che poi alle volte può sembrare una brutta parola perché significa poi fare a meno, no, di cose in cui si crede per andare verso, no, cioè evitando questa parola che non mi piace, anche se la uso tanto, chi mi conosce lo sa, in realtà è stato bello andare a trovare il punto d'incontro, perché come diceva Giulio, noi ci siamo conosciuti in questa scuola di formazione, di alta formazione, questa Summer School. E questi gruppi sono stati creati così, no? Cioè un po' ad occhio di chi era dietro le quinte della Summer School. Quindi ci siamo ritrovati in questo, no, in questo gruppo insieme, provenienti da, come abbiamo visto, poi Giulio l'ha detto, architetti, urbanisti, ingegneri, insegnanti di scuola. Lilina è filologa, no? Io poi sono pedagogista, cioè all'inizio io ho detto no, vabbè, qua non lo so che cosa, cosa può uscire, e invece siamo riusciti a partorire un progetto che poi ha avuto anche una continuità, e io penso e sono convinta di questo, che la ricchezza sia proprio in questo, sia proprio nella diversità che caratterizza i nostri studi e un po' quello che siamo. Quindi proprio per questo non lo chiamerei compromesso. Io faccio il mio esempio, visto che stiamo chiacchierando. Diciamo, io mi sono occupata da sempre di città, dei bambini e delle bambine, sin dai primi studi legati alla tesi triennale, io ho trattato argomenti legati alla città dei bambini e delle bambine.
Ed è vero quando Giulio dice abbiamo trovato dei compromessi, perché poi quando mi sono ritrovata nel gruppo con Alessandra, che è un ingegnere, e Giulio, che era un architetto, io ho dovuto mettere da parte tutta quell'anima filosofica, così anche pedagogica, romantica, no? Della città, dei bambini e delle bambine, per dire a me stessa, ok, troviamo appunto un compromesso tra questa parte, no? Che poi abbiamo chiamato di fase qualitativa e quindi anche di laboratoriale, didattica nelle scuole, questa parte invece che esiste e che è reale, che è quella legata all'urbanistica, all'ingegneria, all'architettura e ai numeri. E, è stato anche bello far scoprire ai quantitativi che l'analisi qualitativa è altrettanto scientifica e che la parte, diciamo, di analisi ermeneutica è anche altrettanto scientifica. No, però penso di parlare per tutti, che è stato un grande arricchimento, cioè a prescindere da come sia andato il progetto, nel senso che è andato anche bene, siamo contenti. Ciao Leo, noi ci conosciamo. E, però è stato proprio un arricchimento per tutti quanti, no? Non so se tu, Giulio, volevi proprio qualcosa legato al compromesso, io ho finito, oppure continuiamo il giro, se altrimenti posso continuare così. Volevo intervenire un attimo io rispetto Vai. all'esperienza che è stata vissuta e al valore aggiuntivo che può dare un progetto di questo tipo rispetto Stasera alla sente comunicazione. malissimo. Sente male? Vai, vai, Ah, parla. rispetto alla cognizione che si ha della città. Tantissimi anni fa io presentai un modello di analisi dell'evoluzione della città ad un gruppo di bambini di terza media a Napoli, proprio tramite un gioco che avevamo realizzato con Enea, e mi sono accorto che la loro percezione degli spazi è in qualche modo totalmente diversa da quella di cui noi parliamo spesso. Gli spazi che i bambini ci indicarono allora, e secondo me ciò che hanno indicato anche nella vostra ricerca, sono spazi più di carattere di ordine cognitivo che di ordine urbanistico-architettonico. Cioè loro vivono la città più che altro come un modello interpretativo di se stessi. Ora, questo elemento a me sembra di capire sia l'elemento del futuro delle città. Cioè, oggi, già ho detto prima una cosa molto, molto giusta, cioè che le città rappresentano naturalmente le evoluzioni sociali, nemmeno le rappresentano, sono i luoghi in cui si determina l'evoluzione sociale. E quindi è chiaro che prendono la connotazione dell'evoluzione sociale che vivono come se fosse un presente. Ma la caratteristica che questa dimensione comunicativa del web sta traslando sulle città tramite le nuove generazioni è, così come il web lo è per noi, una caratteristica di percezione cognitiva degli spazi. Cioè, lo dicevo Annalisa prima, no? L'analisi qualitativa ha un suo valore. In realtà, i bambini che voi avete intervistato, tutti hanno dato una rappresentazione non dei luoghi in cui vivono, dei concetti che hanno dentro. Dei concetti che hanno dentro. E questa è una caratteristica tipica della società della comunicazione, in cui quasi tutto è cognitivo. Lasciamo perdere questa prima fase della società della comunicazione, in cui la nostra intelligenza è ridotta da un alfabetismo funzionale, ma nel futuro, più vai avanti, più la nostra intelligenza crescerà, perché noi saremo costretti a un confronto connettivo quotidiano tramite il web. Sia come con i webinar che facciamo noi, che sono una comunicazione diretta, sia con i messaggi informativi che ci mandiamo. È una visione che c'è. Allora la progettazione deve considerare questo, secondo me, una transizione della città da spazi, come ho detto anche al convegno, organizzati, a luoghi identificati. Questa transizione è una transizione cognitiva,
di ordine interpretativo. E secondo me il vostro progetto l'ha messo notevolmente in evidenza, proprio perché ciò che i bambini hanno detto è stato questo elemento qui. Ecco, volevo aggiungere questa cosa a ciò che diceva Annalisa. Lascio la parola a chi? Alessandro, io se posso intervenire mi ricollego con piacere al tuo intervento, perché è stato sicuramente interessante in questo senso, e anche a quello di Annalisa. Perché se il nostro gruppo di lavoro ha funzionato, anche se comunque eterogeneo, multidisciplinare, e anzi è stato questo, diciamo, uno dei punti di forza del nostro gruppo di lavoro, è proprio la visione da punti di vista diversi della città come un sistema complesso. Quindi la complessità che da diversi punti di vista diciamo ognuno di noi, per ovviamente per il proprio bagaglio culturale, quindi il proprio background, è riuscito a trasferire, quindi il concetto di città come sistema complesso visto da quindi da punti di vista diversi, è stato quello che a mio parere ha reso il nostro progetto diciamo un progetto che avesse qualcosa da dire, insomma, da raccontare. Questo perché comunque, come abbiamo detto, Annalisa è dottoranda in studi pedagogici, io ingegnere, sono dottoranda, mi occupo di sostenibilità delle città, Giulio architetto, Lillina educatrice, quindi ha effettivamente un rapporto diretto, quindi con i ragazzi, e quindi diciamo ognuno di noi ha portato un suo bagaglio. E oltretutto non abbiamo, oltre a trovare ovviamente dei punti d'unione nel nostro lavoro che sono stati necessari, non abbiamo tralasciato parti dei nostri bagagli. Per esempio, noi abbiamo aggiunto, per esempio, ad un'analisi progettuale di natura tecnica che solitamente si effettua quando si valuta lo stato di fatto, per esempio, di uno spazio, quindi in questo caso della città, abbiamo integrato quindi sia la parte, quindi come abbiamo detto, tecnica, quantitativa, a quella qualitativa, proprio perché a nostro parere entrambi gli aspetti sono quindi da valutare e da valorizzare, al fine di proprio di descrivere la complessità dello spazio, perché sono aspetti necessari entrambi. E proprio tramite un'analisi qualitativa è possibile poi magari confutare i risultati dell'analisi quantitativa, molte volte, perché molto spesso i numeri non restituiscono magari una visione quindi olistica e dello spazio urbano, quindi della sua complessità in tutti i sensi, considerando quindi la vivibilità, quindi l'aspetto di vivibilità dello spazio urbano, che non è solo connesso quindi a quello che può essere diciamo l'analisi degli aspetti quantitativi, come la larghezza del marciapiede oppure il numero di veicoli ora che passano in una corsia, ma per esempio può essere connesso alla presenza di oasi urbane, quindi alla vivibilità, alla concezione di vivibilità dello spazio urbano, che non è solo legato alla piazza, per esempio, luogo di condivisione per antonomasia, ma può essere anche legato ad una panchina, per esempio, ad una panchina con del verde e con una copertura per ripararsi dagli eventi atmosferici lungo la strada, vicino a un'area giochi, e quindi in cui ci sono diverse, quindi, categorie di utenti che possono interloquire, quindi scambiarsi opinioni e condividere. Quindi, diciamo, l'idea, secondo me, diversa a cui dobbiamo arrivare di rigenerazione urbana, cioè quindi il modo in cui rigenerare le nostre città, è proprio partendo
da questo duplice, da questa duplice lettura della città, quindi che non deve tralasciare né gli aspetti qualitativi, quindi legati proprio alla partecipazione della collettività all'interno dei progetti, e né gli aspetti quantitativi, che pur se più asettici, però servono lo stesso, ovviamente, perché noi, sia noi e come ovviamente consulenti di amministrazioni pubbliche, dobbiamo rendicontare, quindi rendicontare anche in termini sia di progettazione, sia di realizzazione delle opere, sia di bilancio di sostenibilità, che ora è sempre più insomma all'ordine del giorno, e di territorializzazione, quindi degli obiettivi di sviluppo sostenibile, perché in ogni caso l'Italia, l'Europa e le Nazioni Unite ce lo chiedono. Quindi è un ragionamento complesso, basato su livelli diversi, che devono essere necessariamente integrati, almeno questa è la mia opinione. Sì, posso... Praticamente tu, vabbè, hai inserito una serie di cose che ho approfondita. In realtà una cosa in particolare, secondo me, quando tu dici, parli dell'oasi di sostenibilità, che ed è in relazione alla piazza. In effetti, questo è già, se vogliamo, è anche un po' l'idea che tra l'altro aleggiava sin dall'inizio, un po' questo concetto che avevamo, che non direi né che sia del tutto nuovo, né che sia, però è sempre del tutto nuovo, e sono essere declinate all'interno di ambiti diversi. Noi questa idea degli oasi di sostenibilità, se vogliamo, è stata un po' una idea che si è sviluppata quasi naturalmente, perché proprio per come hai detto tu, Alessandra, cioè per la ricerca di dare delle risposte alle domande che poi venivano fuori, cioè man mano che noi anche costruivamo tutto il progetto, alla fine ci siamo anche già un po' resi conto che c'era una serie di problematiche che si ripetevano, che poi abbiamo trovato quando abbiamo fatto la prima parte dell'analisi, e che poi sono state, alla fine, effettivamente grandi contraddizioni tra i diversi, sommato non le abbiamo evidenziate. Abbiamo evidenziato semplicemente il fatto che la carenza di oggetti, anche dal punto di vista analitico, la mancanza di bar con un certo tipo di caratteristiche, di panchine, di ripari, queste cose qui, che sono appunto molto tecniche, molto, molto concrete da un punto di vista progettuale o amministrativo, no? Perché si possono contare, in realtà si anche quando istanze trovavano una corrispondenza molto vicina a quello che ci hanno chiesto i ragazzi, perché quando i ragazzi ci hanno chiesto, e questa è una cosa che è emersa sotto molteplici sfaccettature, ma loro alla fine quello che sono venuti a chiederci quasi tutti in ogni situazione è avere dei luoghi dello stare, luoghi di relazione, luoghi dove poter sviluppare le loro esigenze. E quindi l'oasi sostenibile che cos'è? È un piccolo luogo dove stare che contiene in sé quelle caratteristiche, protezione dagli agenti atmosferici, un po' di verde, una fontanella, cioè sono elementi anche minimali di architettura, di arredo urbano, che però vengono collocati e pensati per consentire a questi ragazzi, ma poi appunto, come diciamo spesso, sempre traendo dalla lezione di Tonucci, laddove le esigenze di questi, dei bambini e dei ragazzi sono soddisfatte in questa mente, sappiamo che questo soddisfa le esigenze anche degli altri, degli altre parti di cittadino. Quindi che cos'è? Questa idea che un po' stiamo cercando di promuovere è proprio quella di spingere verso la creazione, però non
e qui entro un po' una riflessione personale. Mentre chiudevamo, noi abbiamo anche cercato dei riferimenti, ovviamente, no? Perché abbiamo dato una sorta di abaco di suggestioni nel report finale, un po' tutto ciò deve essere similare a questo concetto. Un concetto che, per esempio, è abbastanza famoso è quello del rammendo di Renzo Piano. Renzo Piano a un certo punto ha creato questo gruppo, non mi ricordo, mi sembra B206, c'è una sigla che è legata al numero della stanza dove stava lui come senatore, ha raggruppato dei ragazzi, li ha fatti dei giovani architetti, cercando di lo fece in segretezza, cioè lui fece un bando per selezionare dei professionisti, dei giovani architetti, senza dire che era questi gruppi, li ha messi a lavorare sul concetto di rammendo urbano, che è un'idea che è proprio quella di entrare nei luoghi della città, specie delle periferie, e ricostruire dei brani di zone che sono magari appunto scucite, no? La città si è sfilacciata e lui la rammenda. Credo che in parte questa idea sia molto bella, molto suggestiva, come anche Renzo Piano sa sempre proporre le sue idee, ma di fondo abbia un vulnus, cioè il vulnus è quello che fa riferimento a questo tipo di interventi un po' come degli interventi che ammettono una sconfitta, cioè il principio per cui non sappiamo governare la città nel suo complesso, e allora ci accontentiamo di fare dei piccoli rattoppi. Noi non stiamo pensando a questo, anche noi andiamo magari a individuare dei punti, ma l'idea nostra è che poi alla fine l'amministrazione affronti queste tematiche in maniera sistematica. Ha una visione e continuativa nell'intervenire, che poi magari si traduce con piccoli interventi, ci sta tutto, quindi, proprio perché alle volte è anche quello di averci le risorse per farle, ma secondo una visione che sia complessiva. E mi aggancio a questo discorso perché adesso invece mi interessava passare la palla a Lillina, perché Lillina, lo dicevamo un po' prima quando ci riflettevamo, è un amante del villaggio, è un amante del villaggio, e questo tipo di approccio che noi stiamo portando è quello, cioè riportare, senza avere per forza il villaggio, perché la città non è un villaggio, però come diceva Alessandro, la tecnologia di oggi ci permette di riaprire quella dimensione. Non so se forse si è perso un pezzo, cioè noi nell'epoca della comunicazione, si dice tante cose, effettivamente siamo tutti, abbiamo gli strumenti per essere, per vivere insieme in una dinamica che è un po' più quella del villaggio. Tutti ci riconosciamo, quindi anche se le comunità in quella comunità, e la stessa comunità come viene, come si conosce, e qui faccio un gancio al webinar che hai fatto Alessandro, quello sull'iconografia del, cioè ci si riconosce all'interno di una comunità quando ci si riconosce anche nei suoi siti. Una città, come dire, nella quale le persone si riconoscono, è una città che ha costruito una sua iconografia, e perché no, un'iconografia che nasce magari che inverte la logica del potere, no? Non è un potere dall'alto che impone la sua iconografia, ma è un'iconografia che nasce dal basso, da architetti e pedagogi che in qualche maniera traducono queste cose perché le prendono e le trasmettono. E quindi le oasi di sostenibilità, oltre a dare una funzione, a dare un servizio di relazione, a me piacerebbe che diventi proprio estetico. Una visione della società che
trasmessa attraverso la loro estetica. Non lo so, Lillina, parliamo di villaggio. No, non parliamo, cioè parliamo anche di villaggio, ma ricollegandomi un po' a tutto quello che ci siamo detti anche rispetto a come è nata l'idea di concepire un progetto relativo alla città dei bambini e delle bambine. Un po' cioè, quando ci siamo visti le prime volte, ovviamente era cercare di trovare un punto di incontro rispetto a tutte quelle che erano le nostre competenze, no? Perché abbiamo visto che abbiamo formazioni diversificate e quindi unire il tutto doveva coincidere anche con quelle che erano un po' è la nostra formazione, soprattutto dove noi lavoriamo, no? Io insegno in un liceo, quindi è una realtà, vivo tutti i giorni con i ragazzi, e questo vivere con i ragazzi talvolta, perché poi l'insegnante spesso, cioè più delle volte, esce fuori, va davanti alla cattedra, no? Quindi si scorpora, si divide questo aspetto, la cattedra, e cerchi di entrare in quelle che sono qual è il loro modo di vivere, no? E quello è veramente un arricchimento. Cioè, io credo che l'insegnamento sia un lavoro bellissimo, in quanto tu ti confronti continuamente con dei giovani, cerchi di capire i loro bisogni, perché ovviamente la scuola sta andando, è sempre più inclusiva, no? E quindi tu devi dare la possibilità a tutti, se è garantito il diritto di istruzione, devi cogliere quelli che sono i loro bisogni. Cogliere i loro bisogni significa anche conoscerli magari talvolta. Chiedergli: ah, ma che cosa fate? Quando gli chiedi che cosa fate, ecco, qui si apre un mondo, perché loro, allora, a 15-16 anni, no? Allora, da una parte vogliono la libertà, dall'altra parte poi le città non sempre sono accoglienti, quindi da qui è venuta l'idea di realizzare queste oasi di sostenibilità. Perché così come le abbiamo concepite noi, tra l'altro noi abbiamo lavorato in un periodo abbastanza difficile, perché siamo andati in lockdown ben due volte, e l'esperienza anche dell'anno precedente ci ha fatto fare una riflessione: ma questa pandemia ha cambiato la città? Perché se ci ricordiamo, quando il primo lockdown che c'è stato nel 2020, e le prime libertà, tra virgolette, che ci sono state concesse subito dopo, quando c'è stata la riapertura, è stato proprio quello dell'attività sportiva all'aperto. Tutti sono diventati degli sportivi, perché era un modo, e ci siamo accorti anche in questo che le nostre città non erano pronte, cioè quindi non erano pronte ad accogliere l'idea di fare sport all'aperto, perché fare sport significa chi gioca a basket va nei centri dove si fa, chi va in pratica il nuoto ovviamente andrà in piscina. Tutto questo praticamente non era possibile, quindi c'era bisogno di adattarsi. Nella mia città io ho visto che subito gli spazi verdi, anche se sono pochi e attrezzati, sono diventati un luogo di incontro, no? Hanno cercato magari di mettere su delle palestre all'aperto, quindi dei parchi, e da questo abbiamo, questa esperienza ci ha indotto poi a riflettere anche su quella che doveva essere la città dei bambini e delle bambine. Quindi rivedere un po', come diceva Annalisa, i dati qualitativi sono importanti. Io ci credo molto nei dati qualitativi. Perché? Perché comunque danno uno spaccato di quella realtà che talvolta
viene vista come una realtà un po' farraginosa, perché non sempre c'è un architetto o un ingegnere vede i dati qualitativi come qualcosa di, che può presentare delle, delle imprecisioni, no? Però quello serve a noi per capire anche qual è la percezione che hanno i giovani, in questo caso la nostra platea erano i giovani, i ragazzi, no? E poi abbiamo avuto i bambini, e per bambini però il nostro target erano già tredicenni, quindi che avevano delle esigenze diverse rispetto a un bambino più piccolo, e lì ci siamo, abbiamo cercato di mettere proprio a sistema quelle che erano le nostre competenze, no? E da qui l'idea di vedere quali sono le necessità, che cosa chiedono, perché una città dei bambini e dei bambini pensata da un architetto senza sentire le esigenze, la voce dei bambini o dei ragazzi, ovviamente non è una città corrispondente a questi bisogni. Per quale motivo? Perché ovviamente io credo, poi potrei anche sbagliarmi, perché io parlo da una che, da insegnante che sente poi i giovani, dicono dove ti incontri? Allora, l'incontro può essere in biblioteca, ma non tutte le città hanno delle biblioteche aperte. C'è stato un periodo in cui la biblioteca di Terracina era veramente molto dinamica, e dinamica perché era aperta e fino a tarda sera, no? E quindi io mi immagino anche biblioteche, ci sono delle biblioteche che sono aperte H24, dove a un certo punto non so, si fanno concerti, si organizzano il fine settimana, è un luogo di incontro, però è sempre un luogo di incontro dove tu sei sorvegliato dal bibliotecario e da tutte le persone che ci lavorano. Quindi ci sono degli spazi in cui i ragazzi si riconoscono. Quando non ci sono questi spazi, dove vanno? Vanno al bar o vanno nei vicoli, che molto spesso non sono neanche sicuri, no? Allora ci sono delle zone, come in tutte le città, che non sono così sicure. E perché non sono sicure? Perché mi ricollego al discorso che ha fatto Giulio, no? Le periferie, queste zone un po' degradate, molto spesso raccolgono proprio la presenza dei giovani, perché non c'è controllo. Quindi il ragazzo che ha 13-14 anni esce con gli amici, che ha voglia di, diciamo, trasgredire, ma non è per trasgredire andando contro quella che è la legalità, no? E dove va? Va in questi luoghi molto spesso. Quindi anche l'idea di Renzo Piano, no? È veramente centrata, per esempio, nei luoghi, nei paesi scandinavi, no? Molto spesso si tende a realizzare tutto quello che noi abbiamo pensato per la città dei bambini, soprattutto nelle zone più degradate. Perché? Perché se tu dai un servizio in una zona che già di per sé ci sono famiglie che hanno un background molto basso, sicuramente quello è un arricchimento, perché tu li vai a creare luoghi di socializzazione, luoghi di scambi. Quindi io credo che questo sia stato proprio il punto di partenza sul quale noi tutti siamo stati d'accordo, no? Cioè, che cosa vogliamo fare, vedere per questi ragazzi, per queste bambine? Perché quando noi siamo stati a settimo e abbiamo fatto i laboratori, siamo entrati direttamente a contatto con i ragazzi, perché non li chiamerei bambini, perché già alla scuola media, se li chiami bambini, loro ti ammazzano. E questi hanno portato i loro bisogni, no? Cioè, chi voleva questo, chi voleva quell'altro, che insomma, tutto sommato, erano tutte quante richieste lecite,
anche dietro la richiesta del ragazzo che voleva la Monna Lisa o c'era comunque la necessità di un bisogno, e poi la Monna Lisa, cioè richiedere una Monna Lisa significa che tu conosci pure un po' d'arte, cioè non sei così piccolo o altro che non hai coscienza di quello che stai chiedendo, perché è facile dire io vorrei un parco attrezzato, ma questi sono andati oltre, hanno detto a me piacerebbe un parco che rappresentasse il quadro della Monna Lisa, no? O chi ha pensato a dei bar, il famoso cat bar con gli animali, quindi anche questa attenzione agli animali. O Settimo ha diverse zone di pedonali, quindi in questo loro vivono, mi ricollego al discorso di vivere non solo la città, cioè gli spazi, ma anche le vie, perché laddove c'è uno spazio pedonale, io che cammino, io adulto, ma anche il ragazzo e il bambino, ha la possibilità di notare la ricchezza o meno di un luogo. Perché? Perché andando a piedi io colgo molti più particolari che non potrei cogliere andando in macchina. Quindi ben vengano le zone pedonali, soprattutto perché ci danno la possibilità di riflettere, cioè se io cammino e mi accorgo che non ci sono dei bar, non ci sono, allora posso fare una richiesta, no? Ma più grande rispetto a quella che invece non potrei fare se io mi chiudo in un centro commerciale, perché adesso i luoghi, soprattutto nelle grandi città, i luoghi di incontro molto spesso sono proprio i centri commerciali. Dove andiamo sabato e domenica? Andiamo, non so, al tale parco, si incontrano nel parco. Quei parchi, cioè questi centri commerciali che sono stati definiti non luoghi, no? Perché per una serie di motivazioni sono non luoghi, però loro alla fine è lì che trovano che cosa? Trovano uno spazio per loro, che io la vedo molto triste come possibilità di incontro per un giovane, andare in un centro commerciale. Lo trovo grigio, cioè una città può essere grigia, ma un luogo di incontro per un ragazzo o per un bambino non può essere grigio, no? E quindi loro devono avere la possibilità, devono avere proprio voce in questi processi decisionali rispetto a quella che deve essere la città, ma soprattutto a se io la riflessione è proprio forte e non possiamo farne a meno di coglierla, perché il lockdown ci ha messo di fronte a questo. Quindi la città deve essere vivibile a 360 gradi in qualsiasi momento del giorno, da tutti, che siano i giovani, che siano gli anziani, che siano le donne, no? E quindi dobbiamo un po' ritrovare questi luoghi. Se non ci sono, dobbiamo cominciare a fare proprio a ricercare le richieste e cercare di portarli a quelle, come dicevano sia Giulio che Alessandra, quando un comune realizza alcune revisioni urbane, non può adesso, oggi come oggi, tener conto di queste istanze, perché cioè andiamo contro proprio un muro, cioè noi che cosa vogliamo offrire a questi giovani, no? Gli vogliamo continuare a dare in luoghi o gli vogliamo dare qualcosa in cui loro si possono identificare? Perché comunque, ecco, c'è sempre di più questa tendenza a trovare dei luoghi che siano identificativi, no? Io mi riconosco in quella piazza, perché in quella piazza magari ho trascorso tutta la mia adolescenza, e
E quindi in questo discorso io ritrovo quella piazza come il punto d'incontro, ma che cosa? È di più, perché anche il luogo delle relazioni, il luogo della socialità, quindi quelle relazioni che poi molto spesso a 15-16 anni sono anche le amicizie che tu ti porterai per tutta la vita, forse non sono tutte, però c'è sempre qualcuno che ti rimane nel cuore, no? E sarà l'amico per tutta la vita, con il quale tu ti incontrerai. Quindi io credo che ci sia bisogno di coltivare di più, di fare più attenzione alle emozioni. Cioè, questo noi lo stiamo perdendo, però diciamo che in questo periodo si sta recuperando molto, no? Infatti pure a scuola si parla molto di educazione alle emozioni. Perché? Perché noi dobbiamo dare questo, cioè non ce lo dobbiamo dimenticare adesso, che sia l'architetto, che sia l'ingegnere. Quando si progetta, sì, si deve progettare, sono un amante del bello, quindi ovviamente qualsiasi cosa che sia, perché il bello poi educa. Cioè, se io costruisco qualcosa che è bello, ovviamente quel luogo diviene di per sé un catalizzatore. Perché? Perché vado in un posto bello. E questo non è soltanto il pensiero di una persona adulta, ma i ragazzi fanno attenzione a questo, no? Quando costruisci qualcosa di nuovo, o li porti in un luogo diverso dove non c'è il degrado, non ci sono le carte per terra, dove loro possono trovare i loro spazi. Per loro questi luoghi prendono proprio anima. Oddio, mi sto lasciando andare proprio al romanticismo, ma perché credo che innanzitutto i giovani di adesso siano migliori, cioè tanti demonizzano questi ragazzi, no? Ah, perché qua, invece no, assolutamente. No, c'è un tema sicuramente che riguarda la fruizione estetica delle città, che è una cosa estremamente importante, che secondo me andrebbe in qualche modo recuperato, nel senso che tutte le città storiche che sono rimaste a noi nella memoria, le città importanti, quelle egemoni, hanno avuto un'attenzione particolare a questa questione del bello piuttosto della fruizione estetica. Cosa che noi con la rivoluzione industriale, privilegiando un concetto di efficienza e di efficacia, abbiamo in qualche modo abbandonato. Poi ci siamo fatti piacere anche gli spazi orizzontali dell'attribuzione delle masse all'architettura piacentina, ma voglio dire, rispetto all'architettura rinascimentale e medievale, c'è un abisso proprio nell'organizzazione dei luoghi. Però invece io sono parzialmente d'accordo, cioè d'accordo sì, ma con qualche resistenza, su questo discorso delle piazze. Già un po' anche Alessandra, io ho notato a Venezia, dopo anni che non ci andavo più, adesso ci sono tornato, che i cittadini, anche i turisti, frequentavano prevalentemente non le piazze, ma i rioni, le strade interne. È un po' come se i turisti di Venezia, che prima invece sostavano prevalentemente nelle piazze organizzate, Piazza San Marco, eccetera, si fossero quasi tutti spostati nelle viscere della città, nell'interno della città. Dovunque andavamo, quando camminavamo nei vicoli interni, trovavamo un sacco di gente. Ma quando poi ci trovavamo in città, nelle piazze erano particolarmente vuote. Questa cosa l'ho molto notata, Cioè, c'è forse la tendenza a vivere nelle connessioni, di far vivere più sui vicoli che dentro le città, o forse perché i vicoli c'è meno vento, ma in ogni caso ho visto che c'è un tentativo di interiorizzare le dinamiche sociali non più negli spazi aperti, ma negli spazi più ristretti, che non sono chiusi naturalmente, ma sono ristretti. Ora Lillina, che ho interrotto, sì, è scomparsa. Però... No, Alessandro, ti ringrazio per questa tua esperienza, questa tua precisazione, perché avvalora di più il nostro progetto, che è basato proprio sull'analisi dei percorsi. Cioè, perché fondamentalmente noi partiamo dal presupposto che le piazze
sono ovviamente, come abbiamo detto, sono sempre state il luogo di incontro, però invece rendendo vivibile all'interno della città i percorsi abituali definiti, diciamo che vengono quindi vissuti da un determinato target analizzato, per esempio nel nostro caso sono stati i bambini e gli adolescenti da 11 a 16 anni, per esempio in questo caso del progetto di pilota a Settimo Torinese, e i percorsi che abbiamo analizzato sono stati degli itinerari dalla scuola al parco, quindi due itinerari, quindi secondo le direttrici nord-sud ed est-ovest, in modo da coprire comunque, considerando anche il raggio d'azione, una superficie consistente del comune, con la nostra analisi, abbiamo considerato questi percorsi e li abbiamo divisi in tratti omogenei, quindi lì dove ovviamente c'era l'isola pedonale oppure una strada a doppia corsia non possono essere analizzati in modo diverso, soprattutto la vivibilità e magari il modo di essere fruiti. E quindi ci siamo soffermati su questo proprio per questo motivo, perché in ogni caso, cioè perché è importante vivere i percorsi che sono sono degli spazi in cui diciamo le persone effettivamente, cioè che fruiscono, in cui che le persone fruiscono, in cui è importante valutare la sicurezza dal punto di vista di incolumità personale, quindi sicurezza percepita, dal punto di vista della sicurezza stradale. È importante valutare l'attrattività in base alla presenza di determinate tipologie di esercizi commerciali, per esempio, oppure di emergenze architettonico-naturalistiche. È importante riuscire a muoversi in modo... per esempio in modo sostenibile, per esempio privilegiando quindi il camminare a piedi oppure andare in bicicletta, è possibile anche praticare attività sportiva tramite la corsa, eccetera. Quindi questo ti ringrazio perché è un ottimo spunto che mi hai dato ovviamente per spiegare un po' la nostra filosofia ed inoltre, vabbè, riallacciandomi al discorso di Lillina, riguardo, diciamo, vorrei spezzare una lancia a favore dei tecnici, perché perché per fortuna diciamo che la progettazione ora sta dando sempre più peso, come giusto che sia, alle esigenze dei fruitori, alle esigenze degli utenti. Questo è il concetto di progettazione partecipata, di processi partecipativi all'interno dei progetti di urbanistica, come di ingegneria, come di architettura, è ormai un concetto fondamentale. Perché? Perché fondamentalmente è necessario, ovviamente, considerare un quadro esigenziale, ma non solo. Perché è importante connettere questo al concetto di cittadinanza attiva, perché, come abbiamo potuto notare anche a Settimo Torinese, e questa è stata una cosa che mi è piaciuta veramente tanto della nostra sperimentazione, è che quando noi comunque illustravamo il progetto ai ragazzi, chiedevamo pareri, quindi su diciamo desiderata, ecco, e pareri sui percorsi che loro effettuavano regolarmente, quando noi diciamo gli dicevamo che questo progetto, che probabilmente alcune delle loro osservazioni sarebbero servite alla pubblica amministrazione per cambiare lo stato delle cose, loro si sentivano responsabilizzati e soprattutto è la cosa fondamentale che quindi il concetto di partecipazione, quindi progettazione partecipata, e il concetto di cittadinanza attiva rendono gli utenti più responsabili, quindi rendono le città più sicure, più belle, perché ovviamente se io mi sento quindi parte e soprattutto sento che la città sia anche un po' mia, io la tratto meglio, io la rispetto e non vorrei mai ovviamente che si innescassero meccanismi negativi all'interno dell'ambiente in cui vivo e che soprattutto che sento mio,
Quindi questa, diciamo, il cambio di passo in questi processi, in questi progetti, secondo me sta proprio in questo meccanismo che si innesca all'interno comunque degli utenti e della cittadinanza. Annalisa, stavi prendendo la parola? Sì, no, stavo prendendo la parola perché mi volevo agganciare ad Alessandro, però ecco, è stato importante quello che ha detto Alessandro perché poi mi ha dato proprio il là per agganciare, perché no, a me è piaciuto tanto quando tu, Alessandro, hai detto le persone non si incontrano più negli spazi organizzati, nella piazza organizzata, ma nelle viscere. E questa cosa mi ha fatto venire in mente questa dualità della città, che forse è proprio ontologica, cioè nel senso è radicata nel concetto di città, di tutte le città, soprattutto quelle storiche, che possiamo chiamare storiche, che poi possiamo chiamare anche turistiche in un'altra prospettiva, però in generale in tutte le città c'è la parte, no, dello spazio organizzato, del mostrare, e poi c'è la parte della città vera. Allora, dove inizia e dove finisce la città vera? E dove inizia e dove finisce lo spazio organizzato per le persone? Ma soprattutto, dove inizia, soprattutto qual è la città che piace alle persone, quella che si autocostruisce, si determina a partire dai bisogni di chi la abita, o quella che si costruisce a partire da a partire dalla funzionalità, o si costruisce a partire da dei criteri esterni, etero-referenziali, e poi a cui poi si devono adattare le persone. E perché ho detto questo? Perché proprio dicevo, il nostro progetto, come aveva iniziato a dire Alessandra, il nostro progetto, perché poi non, potrebbe essere confuso, cioè il nostro non è un progetto, non è, diciamo sì, un progetto di copartecipazione, di progettazione partecipata, perché i bambini non sono chiamati a costruire un progetto. No, il nostro progetto parte dall'idea di ascoltare i bisogni di una certa fascia di persone, in questo caso i bambini, e a partire da quei bisogni, con il contributo di arrivare a creare delle prospettive. E rispetto a questo è l'itinerario scuola-parco, l'ho detto anche in biennale perché ci tengo particolarmente, cioè noi abbiamo scelto di partire dalla scuola, che è uno spazio organizzato, ma è uno spazio quotidiano, proprio per questo, perché è uno spazio significativo. Quindi da dove dobbiamo partire? Dal luogo, dal luogo che è stato costruito per, o dobbiamo partire dal luogo significativo, cioè dal luogo in cui tutti quanti, dalle viscere, cioè dove noi nasciamo, dove noi cresciamo, dove noi viviamo attivamente tutti i giorni, dove trascorriamo il nostro tempo, dove trascorrono il loro tempo i bambini per 5-6 ore al giorno di tutta la loro vita fino a 18 anni, quasi, sperando, a scuola. E quindi il nostro percorso deve partire dalla scuola, non può, deve partire dalla scuola, perché, per agganciarmi ancora di più a quello che diceva Alessandra, del fatto di, di creare un legame con il luogo, diciamo, con i luoghi, di sentire vera un'azione, di sentire vera proprio l'azione di partecipare, dobbiamo partire da dei luoghi significativi. E appunto la scuola è questo, come può esserlo il percorso. Magari più quel percorso casa scuola scuola parco che è la piazza di Settimo Torinese, che magari quei bambini manco ci vanno in quella piazza, ma chi gliene importa, cioè magari non gliene importa a nessuno di quella piazza, perché è stata costruita da uno che è venuto, ha detto qua ci mettiamo una lastra di cemento, due panchine, un albero buttato e abbiamo fatto la piazza. Magari lì qualcun altro, voleva diciamo viverla diversamente, o voleva la piazza che stava prima tutta rotta, però almeno era bella, quello che dicevi anche tu alla Biennale dei luoghi dell'identità, no? I luoghi identitari, che poi sono i luoghi antropologici di Marcogè. E quindi
Questo aspetto che tu, proprio di cui parlavi tu, Alessandro, mi ha colpito molto, cioè stiamo andando verso le viscere o non ci siamo mai, come bisogno primordiale, non ci siamo mai allontanati dalle viscere. Spesso questo mi capita, per esempio, nella città in cui ho vissuto 10 anni, perché io sono vicino a Bari, ho vissuto però 10 anni a Foggia. Proprio alla Biennale la professoressa Lo Iodice ha fatto un intervento e ahimè, non per ricadere nei luoghi comuni, ma per essere realistici, ha fatto un intervento legato anche alla città di Foggia e al fatto che, lì diceva, no, anche un po' in maniera provocatoria, perché questo progetto non lo venite a fare a Foggia, ma non perché Foggia è l'emblema del Cristo si è fermato ad Eboli, non stiamo parlando di questo, ma perché ci sono realtà veramente discordanti. A Foggia vedi le viscere della terra, dove in alcuni quartieri le situazioni sono drammatiche, dove ci sono bambini che invece di andare a giocare allo skate park e a desiderare il cat bar, sono chiamati a fare altre cose non legali. E poi c'è la piazza bellissima costruita recentemente, quest'area pedonale in Piazza Giordano, che è anche la città. Ma qual è la vera? Quali sono le viscere? Qual è quello sentito e quale non sentito? Sicuramente se dovessi fare questo progetto a Foggia, non lo farei nel centro di Foggia, lo andrei a fare in alcuni quartieri che sono, diciamo, no, come diceva anche Lilina, sono quartieri significativi perché vai a lavorare, vai a entrare in contatto con ragazzi o persone in generale che hanno anche una propria esperienza, un proprio vissuto rispetto a certe dinamiche. Quindi, niente, volevo fare questa riflessione sulla città vera, quella sentita e quella rappresentata e rappresentante. Potrei imbarcarmi in una No, dettagliata vabbè. discussione, no, relativamente al fatto che l'avvento, la liberazione in qualche modo della donna rispetto anche all'aggregazione sociale, alla scala sociale e al potere sociale determina una interiorizzazione nelle viscere delle città dei giovani. Sembra una cosa totalmente scollegata, ma non lo è affatto. Comunque ve la risparmio naturalmente, perché non è questa la giornata. Però esiste la possibilità, esiste una logica interpretativa molto forte che può collegare l'interiorizzazione delle dinamiche sociali nella città all'avvento delle, diciamo così, delle donne al potere, anche se non è proprio questo il termine adatto per poter stabilire questa liberazione in qualche modo delle dinamiche sociali. Giulio. Oggi fai tu di nuovo cosa. No, questo concetto delle viscere è effettivamente molto intrigante. E io mi verrei però quasi da contestare, nel senso l'affermazione della contrapposizione tra piazza, nel senso un conto è se intendiamo l'idea che c'è oggi della disneyizzazione delle città, no? Appunto, Venezia, perché sono d'accordo che c'è una parte di fruitori di città come Venezia che rifugge dai luoghi, come dire, turistici per eccellenza. Quindi, perché Venezia de per sé è una città insieme bellissima, piena, densa di significati, ma ahimè è una città che ormai bisogna ammettere che ormai è quasi completamente una città che ripete se stessa all'infinito, è musealizzata, è quasi impossibile pensare a una Venezia diversa da come Venezia, no? Cosa che, per esempio, in città come Foggia, ma la stessa Settimo, paradossalmente, che non sono belle nell'immaginario collettivo, sono città che nessuno associa a belle città dove la gente viene a fare turismo o pagherebbe un viaggio per farsi un weekend a vedere. Forse solo Annalisa, Alessandra e Lillina sono venute. Cioè, gli è toccato venire lì da quelle parti, no? Senza vedere Torino, che comunque è una città meravigliosa, nel senso comune del termine. Invece sono venuto in quella che a me fa ridere, ma è molto vera, è molto interessante questa frase che dice proprio la sindaca. Dice: "Senti, vengo da Settimo Torinese, la città più bella del mondo". E
Allora, ritornando al discorso delle viscere, sì, probabilmente intanto la gente a Venezia ama andare nei vicoli, almeno è una cosa che ho visto vivo io personalmente, ma perché sono anche belli e interessanti gli stessi vicoli. Cioè, Venezia è una città talmente densa di estetica, di significato, di ricchezza, che è quella che ha vissuto e quindi ha costruito il suo immaginario, quasi proprio più nei suoi vicoli e nelle sue viscere che non nelle sue piazze in cui si mostra. Città invece come Foggia, come dici tu, Annalisa, che effettivamente non hanno questo vissuto storico e sono, cioè, sono molto abbandonate a se stesse, sono moderne nella forma più brutta della modernità, no? Perché poi esistono tante città anche moderne, come citava Alessandro, pensiamo alle fondazioni della pianura pontina, ma insomma, città come Foggia, ma anche come Settimo, non hanno questo vissuto storico, non hanno questo centro, che poi è il centro quello che noi associamo, e quindi in qualche maniera hanno bisogno di costruire la loro identità di centro urbano. E quindi che fanno? Devono mostrare, no? Devono costruirsi dei monumenti, devono costruirsi la loro idea, la loro identità. È un fenomeno, allora, a parte che da noi in Italia questa cosa è particolarmente sentita, perché in Italia è quasi difficile avere una città che non ha un suo vissuto storico. Io vedo proprio anche qui a Settimo una cosa che mi ha sempre colpito, è che qui c'è grandissimo orgoglio verso tutto ciò che è quel piccolo elemento storico, cioè c'è proprio una volontà, ci sono tantissimi centri studi, ci sono due o tre figure studiosi che dedicano la loro attenzione a ricostruire la storia, magari anche recente, ma cercano di dare alla città una solidità identitaria che è quella che perché siamo abituati, ma questo secondo me è una cosa molto europea, siamo abituati a pensare che l'identità sia fatta di passato e di storia. Questo non è proprio vero, secondo me, specie se parliamo di città. Per quello io pensavo all'esempio del nostro, di nuovo torniamo al nostro progetto, di quello parliamo, però una cosa secondo me interessante che può portare. Il fatto di coinvolgere i ragazzi, soprattutto i bambini, è anche quella di forse di essere un po' meno, come dire, preconcettualizzati dall'idea che la città sia bella o che abbia un'anima solo perché se ha dei monumenti antichi. Questo è una cosa, vabbè, io per Ecco, primo questo è un sono tema quasi. estremamente importante, Giulio. Tu pensa, Spesso provo difficoltà, no? Nel senso che tu hai detto che l'Italia con tutta la storia che ha, eppure l'Italia con la storia che ha, con la immensa storia che ha forse uno dei circuiti più importanti, di cui anche Settimo Torinese è parte, di città moderne, cioè città costruite, per esempio nella provincia di Latina dopo il 1930, o Settimo Torinese negli ultimi 60 anni. Alessandro, sei non mi sento. senza audio. Il web, appena ho detto questa cosa terribile che non solo le città antiche hanno significato, No, per mi ha me subito cacciato fuori. è un tema che sto proponendo da almeno 10 anni, quello del recupero in Italia della rete delle città moderne. Sì. L'Italia ha una rete di città moderne incommensurabili, di cui anche Settimo Torinese è parte importante, perché è una città di 60 anni, tutto sommato moderna. Ma tu pensa, tu dall'Eur a Pontinia, tu hai tutti gli spazi urbani costruiti dopo il 1930, che sono, diciamo, di una modernità allucinante. Quindi ricostruire in Italia la rete della modernità a fianco alla tradizione storico-culturale sarebbe un progetto fondamentale anche per Settimo Torinese.
secondo me Latina, Settimo Torinese, sì, città, dovrebbero farsi capoluogo, perché si può trovare un'identità anche nel futuro, non necessariamente nel passato, nella modernità. Sì, sì, intendiamoci, però c'è una differenza molto grossa, perché è chiaro che una città come Sabaudia, no, Latina, sono città che hanno una loro estetica molto, molto interessante, riconosciuta, città come Foggia e Settimo non ce l'hanno questa ricerca proprio estetica, non c'è questa volontà di costruire il rapporto tra... Cioè, no, le città di fondazione del periodo del ventennio avevano proprio al centro del loro ragionamento la posizione del municipio rispetto alla posizione della chiesa, poi erano molto propagandistiche, però c'era questo studio di relazioni tra i vari, come dire, tra le istituzioni sociali, tra i vari elementi della vita, per come la intendeva chiaramente il regime fascista. Quindi loro avevano un'idea anche di ritorno alla ruralità, no? Questa cosa la descrive benissimo Pennacchi nel canale Mussolini, no? Dove racconta proprio che Mussolini non voleva costruire le città. Mussolini non era convinto di questa idea, se ne convince nel momento in cui si accorge che questa cosa di fare città, di fondazioni, gli procurava prestigio, ma la sua idea di nazione era il ritorno alla terra. Lui faceva la battaglia del grano, quindi lui aveva un'idea di organizzazione sociale basata sul ritorno alle origini, no, del rurali, del... Non voglio affrontare questo tema. E quindi per lui l'idea di costruire una città era un po' una contraddizione. Poi in realtà... No, voglio dire, non voglio affrontare questo tema perché è un tema che mi ha... No, sì, signora. Una serie di nemici, tra cui Pennacchi stesso, al quale io ho sempre contestato un argomento... Ci credo, ma è un tema sicuramente spinoso. No, ma io sì. Credo che... No, va bene, non lo recuperiamo, allora. Torniamo io al credo punto. Che sia stata fatta un'operazione politica... relativa anche alla mia famiglia sostanzialmente, perché mio nonno scende da Ferrara in provincia di Latina e io mi sono sempre chiesto perché mio nonno è sceso da Ferrara in provincia di Latina, per quale motivo mio nonno è sceso da Ferrara, il fratello è andato a Cori, l'hanno deportato, e un altro fratello è andato a Torino, perché a Ferrara non c'era più lavoro per gli agricoltori, perché il nord Italia era agli esordi del processo di industrializzazione e Mussolini ha preso una popolazione disoccupata, dislocata, e l'ha messa in un'area che non era l'area di sua appartenenza. È stata una azione di estraneazione del sud Italia dal processo di industrializzazione nel momento centrale. Quindi è stata una colpa fondamentale questo. Che poi quelle persone siano riuscite a fare da provincia di Latina una provincia agricola è un altro tipo di discorso, ma la volontà era quella di prendere popolazioni di disagiati, sradicati, e portarli in aree, visto che non potevano avere lavoro nelle zone dove c'era l'industrializzazione, e portarli in area di risulta, depositarli in In realtà io sono d'accordo. Proviamo a fare un ragionamento con i nostri ragazzi, con i giovani di oggi. Noi oggi che facciamo? Quasi sembra una forzatura, ma secondo me non lo è neppure tanto. Prima, per esempio, Lillina faceva un esempio molto concreto. I ragazzi dov'è che trovano i loro luoghi di convivenza? Nei centri commerciali. Ma i centri commerciali non è la deportazione dal nord al sud, dall'est all'ovest, ma è una piccola deportazione urbana che avviene tutti i giorni all'interno del sistema sociale della città. Perché quei ragazzi lì come ci arrivano al centro commerciale? Che è un centro commerciale fatto apposta per andarci con la macchina, perché poi tu non ci puoi andare con i mezzi, anzi quasi è... non è nemmeno ricercato il mezzo pubblico, perché nel centro commerciale le persone devono andare e potersi sentire libere di comprare tutto quello che vedono sul momento. Se tu sei in giro con la borsetta e poi dopo devi tornare con l'autobus ti fa subito pensare: no, questa cosa non me la prendo perché poi mi tocca tornare a casa con l'autobus. Quindi anche dove ci fossero questi mezzi pubblici per arrivare in questi luoghi, sono proprio in contraddizione rispetto alle esigenze del centro commerciale. Il centro commerciale è fatto ed è
appunto quel criterio di zonizzazione che dicevo prima è creato perché secondo una logica di consumo, e io non ripeto, non ho nessuna intenzione di dargli né un'accezione positiva o negativa, funziona così, però per arrivarci hai bisogno del mezzo privato, e il mezzo privato un ragazzo di 11 anni non è in grado di prenderlo, cioè ovviamente o ci va con i genitori, e quindi il genitore lo deve accompagnare e magari stare lì. No, mentre il genitore fa le sue cose, il ragazzo si fa mezz'ora così. Ma la stessa cosa, la stessa logica avviene con i bambini ancora più piccoli. Abbiamo il parco gioco, che è un recinto chiuso, dove che è bello, perché pure qui a Settimo è pieno di parchi giochi così, no? Sono bellissimi, sono anche molto attrezzati. Il bambino entra e gioca per arrivare a questo parco. Come ci arriva? Non ci arriva da solo a piedi, ci arriva perché la mamma, il padre, il fratello più grande o la babysitter prende una macchina e lo accompagna lì. E il bambino finalmente ha il suo recinto, cioè viene deportato anche lui per poter esprimere la sua, come dire, bambinitudine. Ha bisogno di una piccola deportazione. E vabbè, ora in effetti è un parallelo un po' forte, sicuramente, quindi, però esprime lo stesso problema, la stessa alienazione. Cioè, tu non puoi costruire. Cioè, noi stiamo cercando di dire no, facciamo in maniera che ogni bambino, ogni ragazzo e tutti gli abitanti di una città trovino sotto casa loro quello che serve per vivere una vita, la vita di relazioni. Non è che devi per forza lavorare sotto casa, non è che devi vivere tutta la vita vicino nel tuo cerchio come dire, del quartiere. Però, diciamo, la buona parte della tua vita sociale, se si riesce a esprimere stando nel raggio dei famosi 15 minuti, no? Che adesso poi stanno proponendo a Parigi, ma che risalgono all'idea di Jane Jacobs, no? Cioè, dell'idea che, appunto, e torniamo al discorso del villaggio che prima volevo agganciare Lillina col tema del villaggio, però. Boh, vabbè, mi sono un po' No, ho un po' no, ma non c'è divagato, dubbio che il ho vostro perso il filo del progetto sia un discorso, però il progetto, concetto è quello, cioè no, non c'è cercare di. dubbio che il vostro progetto sia un progetto di riposizionamento del bambino, del soggetto in generale, del bambino in questo caso in particolare, come pretesto per un discorso molto più ampio, così come hai detto tu pure Giulio alla Biennale, no? Che sia un discorso di riposizionamento nel sistema delle relazioni piuttosto che nella funzione del consumo dei giovani moderni. Non c'è dubbio che il vostro progetto sia così. Su questa dinamica del consumo che ha portato ai centri commerciali c'è tutta una discussione da fare, perché in realtà è il centro commerciale, è stato, adesso forse un po' meno, il centro commerciale il dominus della città, non la città un luogo che ospitava il centro commerciale. Era perfettamente invertito. Tutto ciò che abbiamo vissuto in Italia, a partire, diciamo, dalla fine della rivoluzione industriale agli esordi della società della comunicazione, cioè gli anni 70-80 e anche gran parte degli anni 90, è stata la totale distruzione dei luoghi critici e di approfondimento culturale, a partire dalla scuola, che è stata distrutta, oggi viene considerata il deposito delle professioni, no? Dove uno che non ha nessun lavoro va a fare insegnante. La scuola, gli insegnanti, in gran parte, io parlo anche dei professori universitari, sono come i genitori. I genitori fanno i genitori, ma nessuno gli ha insegnato nulla di pedagogia. E io non capisco perché un genitore debba avere la forza di insegnare al figlio senza sapere niente di come si insegna ai bambini. La stessa cosa, uno diventa insegnante perché ha una competenza su una materia, poi però c'è tutta la dinamica del processo educativo. Ecco, tutto questo è stato distrutto, le università sono state distrutte, noi abbiamo subito una civilizzazione culturale fatta da sei TV generaliste di ordine monopolistico che hanno costruito consumi e percezioni e cervello omologato. Tu conosci bene il centro Leonardo, no? Con luoghi costruiti come il centro Leonardo a Fiumicino,
350.000 persone che abitano tutti negli stessi appartamenti, che frequentano tutti gli stessi identici spazi, che comprano tutti gli stessi vestiti nei centri commerciali pensando che quel vestito sia fatto soltanto per loro. Questa è la fase dell'omologazione, l'epoca dei centri commerciali che hanno assorbito le città. Non sono le città che hanno posizionato i centri commerciali, sono i centri commerciali che hanno assorbito la città. Rispetto a questo trend non c'è dubbio che il vostro progetto, proprio perché porta i ragazzi a riposizionarsi in spazi esterni, proprio perché in quegli spazi esterni si esercita principalmente la relazione tra pari o anche tra impari, cioè tra uno più grande e uno più piccolo, eccetera, è un progetto interessante di riposizionamento, ripeto, dalla dinamica del consumo alla dinamica della relazione sociale. Questo è il punto fondamentale, secondo me, del vostro progetto ed è il punto che ne dà certamente qualità. Se qualcuno di voi vuole in 3 minuti, perché siamo già fuori orario, dirci quali sono le prospettive future di questo progetto, io chiuderei così questa sera questo bel dibattito. Giulio, vai. Oh, potete parlare anche voi. No, beh, guarda, intanto un accenno, ora, però già devo dire che dal convegno stesso che abbiamo fatto sono nate delle relazioni, perché quasi tutti quelli che poi sono stati invitati, chi in un modo chi in un altro, poi sia un po' prima, un po' dopo, ci hanno subito cominciato a proporre idee e insomma a mettere sul campo possibili collaborazioni. Quindi è chiaro, ora bisogna capire, perché al momento siamo noi quattro e effettivamente sai, questo è un progetto che comunque ha bisogno di attenzione, perché poi non può essere fatto così, ha bisogno di attenzione dalla parte delle amministrazioni, perché quindi per essere replicato è un progetto che ha la forza di essere secondo noi facilmente replicabile sia a diversi target, perché alla fine può essere applicato. C'era l'altro giorno la Sacca che esprimeva, no, sul punto di vista del mondo della disabilità, non c'è nessun motivo per non pensare che una metodologia come questa non possa essere usata anche per loro, per quel mondo lì. Primo punto, ci vuole un'amministrazione che dimostri una volontà forte, perché se non c'è dietro alle spalle un'amministrazione che pensa, come a Settimo effettivamente stanno dimostrando, cioè loro stanno pensando veramente di adesso sono nella fase di revisione di un PRG, di un piano regolatore, quindi loro sono intenzionati a prendere, come dire, spunto da questo, quello che è stato il nostro lavoro, e a tradurlo in modifiche del piano e quindi a rendere sostanziale tutto. Se non c'è questo, probabilmente insomma diventa molto aleatorio, cioè diventa un esercizio molto interessante che a noi fa piacere sempre fare, però diventa un po' fine a se stesso, si ferma. Quindi questo è un, però devo dire che appunto ci sono delle prospettive, ci sono, vediamo cosa, ne parleremo qui, se si svilupperanno le vedremo magari. Allora, intanto io vi ringrazio, siamo usciti 3 minuti da di prospettive future dall'orario. Vi ringrazio per esserci stati. Il tema della città per noi continua, è uno studio che dura da molto tempo. Ultimamente abbiamo scritto anche un libro sulla città, in quel caso, come dicevo, era la città delle donne. Per me il dibattito sulla città è uno dei temi, diciamo, fondamentali per capire l'evoluzione dell'era moderna. Il villaggio globale, Giulio, se c'è villaggio globale o se c'è ancora una stanzialità urbanistica. Comunque, vabbè, è un dibattito che va proseguito, lo porteremo avanti, lo discuteremo anche con le prossime pubblicazioni, anche seguendo le evoluzioni del vostro gioco. Quindi grazie per essere del vostro progetto. Dico sempre gioco perché una delle mie idee è di introdurre un elemento gioco nel vostro progetto.
Vabbè, poi ne parleremo. Grazie di tutto, buonanotte a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao.